Sono davvero curioso di vedere la vostra reazione alla mia valutazione dei singoli Juventus Salernitana, perché fino adesso abbiamo parlato di tutto, praticamente. Da quello che ha fatto Allegri, dalle sue scelte, dalla sua gestione, fino a quelli che sono stati gli errori macroscopici dell'arbitro, del VAR, dello schifo al quale abbiamo assistito. Abbiamo parlato della gara, l'abbiamo analizzata per filo per segno, siamo andati a vivisezionare cercando di capire i momenti della partita. Abbiamo parlato a caldo, abbiamo parlato a freddo, abbiamo rivisto la partita, almeno per quanto mi riguarda. Ma ora cerco di andare nel dettaglio per vedere quella che è stata la Juventus per filo e per segno. Tra l'altro, ragazzi, a proposito di Juventus, vorrei mostrarvi alcuni prodottini che sono ufficiali, marchio Juve, come queste cuffie che potete utilizzare Bluetooth per PC, per smartphone, per tablet, per vedere tutti i prodotti di questa azienda che vende prodotti ufficiali proprio a marchio Juve. Vi lascio il link qui sotto in descrizione, come ieri vi avevo fatto vedere appunto questo bellissimo speaker a forma di pallone della Juventus. E quindi passate in descrizione perché un attimino, non lo so, magari avete un viaggio da fare, volete ascoltarvi la musica e dimostrare la vostra fede calcistica e avete tante opzioni. Allora io direi di passare subito a quelle che sono le pagelle di Juventus Salernitana. Ribadisco, sono curioso di vedervi. Il voto ad Allegri l'ho già dato in un altro video, ve lo lascio comunque qui sopra nelle schede, e direi di andare subito da Perin, che fino adesso ci aveva salvato in più di un'occasione, no? In questa stagione. Ieri sera non riesce a indovinare la traiettoria del tiro di Piontek, viene spiazzato e prende due gol, ma non penso che i due gol siano delle grandi colpe di Perin, c'è stato un pochino di colpa dappertutto, ecco, diciamo così. Quindi Perin lo lascerei fuori dal discorso, uno di quelli che secondo me si salva. Sei a Bremer e a Bonucci. Ecco, già qua qualcuno potrebbe non essere d'accordo con me, però credo che Bremer e Bonucci non abbiano fatto chissà quale grande partita. Però poi Bremer ha la volontà di giustificare il suo errore, no? Da cui nasce il calcio di rigore del 2-0 della Salernitana, dello 0-2 della Salernitana, facendo un grandissimo gol. Bonucci si presenta al dischetto e sbaglia il rigore, poi ribadisce in rete con un grandissimo gesto atletico e tecnico con il piede debole, con il piede meno nobile. Quindi anche loro degli errori, dei macro errori che vanno a condizionare il risultato, ma anche dei meriti, dei macro meriti che vanno a fissare il punteggio. Infatti sono stati loro due marcatori di questa gara, di questa partita. E pensare che i due marcatori della partita, poi vedremo il terzo, risultano sufficienti a malapena, quindi un voto 6 fa capire che è stata una partita davvero dalle due facce per quanto riguarda la Juventus, perché secondo me non bisogna sottovalutare la bella reazione che c'è stata, non bisogna sottovalutare il gol del 3-2 che era arrivato, ma non bisogna nemmeno sottovalutare purtroppo l'atteggiamento che abbiamo visto ancora una volta nel primo tempo, dove eravamo anche partiti bene, ma dove poi ci siamo sciolti come neve al sole. Quindi 6 per i due difensori centrali della Juventus. Io qua lo dico con la morte nel cuore. Non ricordo una partita davvero giocata bene al quadrato in questa stagione, in questo inizio di stagione. Arriveranno, magari arriveranno, sono convinto di sì. Quadrato è sempre stato uno dei giocatori in più della Juventus in queste stagioni, e forse anche il mancato apporto di Quadrato ci sta mostrando, no? Un'altra faccia della Juventus. Male, molto male. Primo gol che prendiamo è un grande errore di Quadrato, grandissimo errore di Quadrato che sbaglia valutazione e mette in difficoltà tutta la squadra da Juve, perché poi McKennie non si va a trovare pronto, si fa saltare anche lui, perché poi la palla viene messa sul secondo palo e De Sciglio e Miretti non vanno a chiudere. Però Cuadrado, ragazzi, c'ha responsabilità più grande per quanto mi riguarda in quel gol lì, senza contare che in questo momento è un giocatore che non ti crea più la superiorità numerica, non va più negli uno contro uno, non vince più gli uno contro uno, non li prova nemmeno. Quindi un Cuadrado da 4, ragazzi, tondo, 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 senza pensarci su due volte. De Sciglio 5, non la più grande partita della storia, nemmeno una tragedia, però siamo fermi lì a una partita che non dà niente alla Juventus e per quanto mi riguarda risulta abbastanza insufficiente. Come potete vedere sto andando abbastanza veloce oggi nelle pagelle perché ho ben poco da dire dopo aver parlato tanto di questa gara. Sei più ad Alessandro, che mi sono riguardato la partita appunto, vi dicevo, e l'ho visto entrare bene, ha giocato boh, una ventina di minuti, qualcosa del genere. E è anche stato bravo a procurarsi il rigore su cui poi andiamo dal dischetto con Bonucci e ci garantiamo il 2-2. Un Alessandro che è entrato bene in partita, e quindi penso che il 6 più sia
la valutazione più giusta, perché non è un ingresso da 6, è un qualcosa di più, anche se ovvio non stiamo parlando della prestazione più grande della storia neanche in questo caso. 5,5 a Paredes, che è il giocatore più presente per la Juve nel palleggio, per la gestione del pallone, però anche qui tanti errori di un certo tipo, tante giocate illuminanti anche, ci sono stati dei momenti in cui ha gestito il pallone, anche se andate a vedere appunto il rigore su Alexandro, nasce da Paredes che porta dentro il pallone, perché l'arbitro gli diceva di tornare indietro, ferma la palla e poi fa giocare in velocità, gioca su Fagioli che va a servire poi Alexandro anzi Cuadrado, e poi Alexandro che si procura il rigore. Quindi Paredes ha anche il merito di essere entrato effettivamente nel pareggio con una giocata in velocità, che è una banalità incredibile, però tante volte noi negli anni abbiamo visto dei centrocampisti che col pallone non sapeva cosa fare. Paredes col pallone sa che cosa fare e sono sicuro che ci darà delle belle gioie, delle belle soddisfazioni in questa stagione. Servirà qualcosa di più da tutta la Juve. Paredes da 5,5 non mi è dispiaciuta particolarmente la sua prestazione, ma nemmeno da sufficienza. 6 Miretti, credo che faccia la media tra il 7 del primo tempo e il 5 del secondo. Ribadisco, sul gol di Candreva, poi io qua ragazzi mano non mano non sono nemmeno andato a rivedere, perché di sangue amaro ce n'ho già abbastanza per il macro episodio del finale, e quindi c'è un errore di Miretti sul gol di Candreva, ma ribadisco, il macro errore nasce prima da Cuadrado e poi da McKennie, che si fanno saltare come dei birilli, quindi tra De Sciglio e Miretti secondo me ci sono responsabilità minori in quell'occasione, anche se poi la Salernitana arriva effettivamente con due uomini a impattare su quel cross che arriva dalla sinistra, ma Mazzocchi ragazzi sembrava Maradona contro Cuadrado ieri sera. Però Miretti, l'anima della Juventus nel primo tempo, quello che ci mette sempre di più, veramente il giocatore in più della Juve nel primo tempo. Nel secondo tempo male, torna in campo male, prestazione da 5 nel secondo tempo, 7 più 5 fa 12, diviso 2 fa 6. Cioè Miretti la sufficienza se la porta a casa, molto stanco nel secondo tempo, ma giocatore molto importante invece nel primo. E anche qua mi dispiace, perché ormai sembra un po' come sparare sulla Croce Rossa quando si parla di McKennie, ma non mi sta dando sicurezza questo giocatore, non mi sta passando nulla, non mi sta passando nulla dentro le partite, non... Lo vedo costantemente fuori da quello che deve essere la partita, deve essere la gara. Mi è piaciuto a Parigi, lo sapete, gli abbiamo riconosciuto i meriti. Tutte le altre non mi sta dando niente. Credo che sia un'insufficienza grave anche quella di McKennie. Che ci sia o non ci sia, c'è poca differenza. 5,5 Fagioli, non mi è piaciuto particolarmente l'ingresso di Fagioli. Un po' timido, mi aspettavo qualcosa di più. Il suo merito è quello di tirare in porta poi sul 2-2 per andare addirittura a cercare un 3-2 che sarebbe stato clamoroso, da cui poi nasce l'angolo della discordia, però è una delle poche occasioni in cui veramente mi sono sentito con Fagioli dentro la partita. Anche lui ha giocato veramente pochissimo, me lo aspettavo dal primo minuto, non è lui il colpevole di questa gara, però secondo me 6 non lo raggiunge Fagioli. Lo raggiunge Kostic in una partita non bellissima, giocata dal nostro numero 17, e anche qua ragazzi, Bremer e Bonucci fanno i gol e si beccano 6. Kostic fa l'assist e si becca 6, perché è bellissima, no? La volontà, la voglia che ci mette Kostic, l'aggressione che ci mette Kostic su quel pallone per andare a recuperarlo e metterlo in mezzo per un grandissimo colpo di testa di Bremer, un gol veramente molto bello realizzato dalla Juventus, di cattiveria, di agonismo, di voglia di aggredire il pallone, di pressing, tutte cose che fino adesso ci sono mancate. Quel gol è veramente molto bello, è esattamente il tipo di concetto di calcio che piace a me, con i giocatori che cazzo sputano sangue in campo per cercare di vincere la partita. Però troppo poco una singola giocata all'interno della partita, troppo poco. Da Kostic voglio veramente tantissimi palloni messi in mezzo, decisamente di più. Siamo ancora molto imprecisi sui cross, l'abbiamo visto anche nelle statistiche, bisogna migliorare sotto questo punto di vista, e Kostic lo può fare, c'ha il piede per farlo. Ragazzi, Moise da 4, anche qua Vlahovic nel primo tempo trova l'1-1, ma Moise gliela dà in colpevole ritardo, con Vlahovic che continua a indicargli il passaggio della serie dammela qui, sto facendo il movimento, muoviti se no vado in fuorigioco. Infatti si va in fuorigioco, prende un giallo nel primo tempo, viene sostituito a fine primo tempo, giocatore che in questo momento non può essere considerato da Juventus, fine. Ad oggi, sperando che cambi, ma ad oggi, 12 settembre, questo è.
5 Vlahovic. Servirà di più. Ci sono rimasto un po' male sul rigore, devo dire la verità. Pensavo lo tirasse lui. Non ho idea di chi abbia deciso che cosa, se è stato Allegri, se è stato Bonucci, se è stato Vlahovic. In questo momento nemmeno mi interessa, perché questo in questo momento è davvero l'ultimo dei miei problemi. Però ve lo dico, mi ha dato fastidio non vedere Vlahovic sul dischetto in una partita in cui, ragazzi, Vlahovic continua a fare tanti errori tecnici. E qua deve migliorare, perché un giocatore come lui deve migliorare sotto questi aspetti. E io mi fermo sul 7 a Milik. Mi fermo sul 7 a Milik perché intanto non ce l'avremo a disposizione col Monza la settimana prossima. E già questa è una pessima notizia in questo momento. Perché, ragazzi, ve lo dico senza giri di parole, siamo Milik dipendenti. Siamo Milik dipendenti. In questo momento siamo dipendenti da Arkadiusz Milik. È un giocatore che entra sullo 0-2. 0-2 Salernitana. La gara cambia, perché cambia la Juventus, certo, ma l'apporto di Milik è indispensabile per far cambiare l'approccio a questa Juve. Milik che si ritrova addirittura a trovare il gol del 3-2. Si ritrova a segnare il gol del 3-2 dopo una partita matta nel quale entra sotto di 2. Ed è normalissimo che si tolga la maglia. È normalissimo. In diretta mi ha dato fastidio, avete visto la live reaction, ma freddo, ragazzi, è un ragionamento lucido. È normalissimo che si cavi la maglia. È normalissimo che si prenda il secondo cartellino giallo, perché è una gioia inspiegabile, ma è una cosa che ribalti la partita. E lì per lì nemmeno te ne rendi conto probabilmente del fatto che sei già ammonito. Cioè è un'esplosione di gioia senza precedenti che ti eleva match winner dell'incontro dopo che sei entrato e l'hai cambiata te. E tutte le cose dentro la partita che ha fatto Milik, ha preso una traversa, ha tirato un'altra volta a giro che è uscita di poco, ha fatto degli scarichi, è andato a raccordare il gioco, andava a prendere solo a tre quarti, andava a prendere il fallo, andava a prendere le sponde, ha fermato una ripartenza. Siamo Milik dipendenti, veramente un giocatore di alto livello, Arkadiusz, quindi tanta roba. Immagino che col Benfica sarà la sua partita, nel senso che lo vedremo titolare, proprio perché a Monza non ci sarà né lui né Cuadrado né Allegri, tutti e tre squalificati. Però noi, prima di pensare al Monza, dobbiamo pensare al Benfica di mercoledì, che è la cosa più importante. Poi, ragazzi, ci sono altri due voti, come quello di Danilo De Sule, che sono senza voto perché hanno giocato veramente troppo poco, quindi non me la sento di dare una valutazione. E niente, ragazzi, queste sono le pagelle di oggi. Fatemi sapere se concordate con questa analisi, con questi voti, oppure no, perché fare le pagelle oggi è veramente complicato. Io direi di abbandonare definitivamente Juventus Salernitana. Ci torneremo sopra domani mattina in un video insieme a Kino, Lello e Davo. Abbiamo registrato tutti e quattro insieme soltanto per fare una panoramica generale a quattro. Parleremo di quella partita, poi definitivamente davvero la lasceremo stare per concentrarci sul Benfica. Perché? Perché domani è già la vigilia della partita col Benfica, è già una giornata da Champions League e sarà particolarmente difficile, e lo sappiamo. Ragazzi, forza Juve, cazzo. In questo momento non c'è nient'altro da dire.